Ma quanto è bello quando stai dormendo e improvvisamente ti sveglia un suono. Poi scopri che è il corriere e che è venuto a consegnarti un pacco gigante. Questa, ragazzi, è una mystery box. Ed è l'apertura della mystery box di Honor. Faccio questo video nello stesso identico giorno in cui l'ho ricevuta perché non riesco a non aprirla. Per chi non sapesse che cosa è Honor, beh, sappiate che si tratta di un'azienda di tecnologia che fa tanta roba fighissima e a prezzi veramente ottimi. E per chi non lo sapesse, beh, sappiate che Honor è anche un marchio di proprietà di Huawei. Detto questo, ragazzi, se vorreste un altro mystery unboxing o unboxing misterioso, beh, spaccate sto video di mi piace, raggiungiamo 8000 mi piace e cominciamo questa nuova serie con tanti unboxing misteriosi tecnologici. Detto questo, spacchettiamo! Allora, bene, eccoci qua. Prima di tutto ci tengo a dirvi che questo pacco non è pesantissimo come sembra. Sento più di qualche oggetto. Vediamo che cosa c'è dentro. Ed ora, beh, con questa lama procediamo a sgusciare il nostro pacco. Ok, ok, si sta per aprire, manca solo l'ultimo pezzetto e ci siamo. Che cosa? Oh mio Dio, ma che cosa? No, vabbè, è una specie di pacco regalo. Caspita, non me l'aspettavo, vabbè, è arrivato tipo Babbo Natale. Estraiamo questo pacco regalo stranissimo e vediamo un po' che diamine c'è qua dentro. Sono veramente curioso. Ok, sgusciamo tutto, perfetto. Ok, 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 ok. C'è qualche pacchetto? Qui c'è una letterina, leggiamo un po'. Caro Giampi, sotto l'albero solo regali straordinari con Honor, goditeli. Speriamo di incontrarti presto, buon Natale Team Honor. Allora, grazie mille, veramente gentilissimi, spero anch'io di incontrarvi presto. Vediamo che c'è. Vedo tante tante cosette, non so da quale partire. Partiamo da questa cosa che è già trasparente e la vediamo da qua. Ma che diamine! È una cupcake? No, non ditemi che si mangia veramente. Oddio, ragazzi, fermi tutti. È reale sta cupcake. Io pensavo fosse tipo una cosa finta. Oddio, voi non avete idea di che profumino. Aspettate che non vi faccio una ripresa in HD della cupcake. Andiamo, va. Ragazzi, si sconsiglia altamente la visione di questo contenuto perché potrebbe venirvi una fame da paura. Guardate qua. Qua che bellezza. Guardate che bontà. Ma io come cavolo faccio a non mangiarla? Giampi, sei a dieta, devi resistere. Secondo me è veramente buonissima. Io con sta roba ci muoio. È gigantesca, non è una cupcake normale. No, Giampi, devi resistere. È troppo buona. Cioè, l'odore mi proprio invoglia a diventare un assassino di cupcake. Ok, dopo la sessione food blogger ci rimane un pacchetto blu e un pacchetto arancione. A questo punto, cioè dopo aver trovato una cupcake, io mi aspetto di tutto. Comincerei con il pacchetto blu, che sembra piuttosto pesante, e poi apriamo quello arancione. Guardate intanto quanto è bella questa bustina blu con scritto Honor. È fighissima. Vediamo un po' che cosa c'è dentro. Allora, eccoci qua. Ma quanto mi piace fare questi unboxing misteriosi. Allora, ci sono dei pacchetti proprio incartati. Che cosa fighissima, questo è pure pesante. Ok, non c'è più nient'altro. Hanno fatto veramente la mia gioia. Io non so come ringraziare quelli di Honor. Cioè, mi date dei pacchetti da scartare, è la cosa più bella del mondo. Cominciamo con quello più piccolino e vediamo un po' che cosa c'è qui dentro. Sarà qualcosa di tecnologico fighissimo. Vedo qualcosa che mi piace. Vediamo un po'. L'Honor Band 5. Che ci fa ancora chiuso? Giampi, aprilo subito. Vediamo questo Honor Band 5. Ecco qui la scatolina. Abbiamo anche il caricatore. Guardate che strano. Vediamo il bracciale. No, vabbè. Ma che figo che è. Esteticamente mi piace. Togliamo la pellicola. Mi sa che è scarico e che devo caricarlo perché non si accende. Come si fa? Devo tipo fare una cosa del genere? Ok, ok, ok. Fermi tutti. Ce l'ho fatta. Bene, adesso colleghiamolo al PC e vediamo un po' se si attiva. Si è acceso? È comparsa una scritta. Installa Huawei Hilt. Ok, ragazzi, ho configurato il bracciale. Guardate che bello che è sul polso. La prima cosa che uno nota è questo schermo così figo su un bracciale così piccolo. Come vedete ci sono un sacco di sfondi per personalizzartelo come vuoi. Proviamo a mettere questo qui. E voilà!
Ma quanto è figo! Grazie veramente, Honor, per questo bel dispositivo. Possiamo leggere tutte le notifiche, messaggi. Guardate qua, cioè, mi è arrivata una notifica e mi è comparsa anche sul display del bracciale. Cioè, fighissimo. Vi metto il link qua sotto nella descrizione. Voi intanto fatemi sapere se ci vorreste un video dedicato, perché questo cosetto fa un sacco di cose. Abbiamo un display AMOLED, resiste sott'acqua, ci misura il sonno, è utilissimo per l'allenamento. Possiamo perfino usarlo come telecomando remoto per scattare delle foto. E molto altro ancora, ma adesso passiamo qui sopra perché è arrivato il suo momento. Cioè, ragazzi, questo non è un Natale, cioè è tipo un compleanno, è bellissimo scartare tutte ste cose. Vediamo che c'è qua dentro. No, vabbè, che figata mi hanno dato. Si chiama Honor 9X. Io direi proprio che è arrivato il momento di aprirla. Procediamo all'apertura. Vediamo un po' che cosa c'è qui. Non scherzavano per niente quando dicevano che è arrivato davvero Babbo Natale. Ma che bel gioiellino che abbiamo. Vediamo un po'. Rimuoviamo anche questa qui. Cioè, ragazzi, non avevo mai visto un telefono fatto così. Cioè, ora vi faccio capire di che cosa sto parlando. Dietro, il retro del telefono è tipo lucido e quadrettato. Cioè, fa un effetto stranissimo. Guardate qua che effetto strano che fanno tutti sti quadretti. Ok, esteticamente ha passato il test. Ora accendiamolo. Si sta accendendo. Mentre si accende, vediamo che altro c'è nella confezione. Qui intanto si può già vedere la spilletta della SIM. Manuale, garanzia, una bella custodia trasparente. Poi troviamo caricatore e cavo. Qui in alto penso ci siano... Ecco, ho distrutto tutto. Ecco anche delle cuffiette. Cioè, ma guardate che bello schermo, ragazzi. Senza alcun bordo. Sblocchiamolo, vi faccio vedere. Peraltro, ragazzi, ci ho trovato anche una pellicola protettiva già installata. Comunque, vi dico al volo qualche caratteristica di questo bel gioiellino. Tripla fotocamera da 48 megapixel qui dietro. Schermo da 6.59 pollici. Sensore di impronte digitali. Vi faccio vedere lateralmente. E poi troviamo anche una simpatica pop-up camera. Guardate che carina che è, da 16 megapixel. Ah sì, ho dimenticato di dire che ha un ottimo processore per i videogiochi, un'ottima batteria, un'ottima ricezione del segnale e cos'altro ancora? Beh, c'è ancora tanto da dire. Procediamo ad aprire l'ultimo pacchetto, che è questo qui, rosso, e che mi incuriosisce parecchio. Che diamine c'è qua dentro? Allora, preleviamolo intanto. Cioè, che altro mi hanno fatto ancora? Dopo tutte queste cose così stupende, mi hanno regalato addirittura l'Honor Watch Magic, un orologio. No, vabbè, io non ho parole. Honor, devo ringraziarti veramente tanto. Non so che dirti, non mi aspettavo tutte queste cose. Ok, allora apriamo anche questo Honor Watch Magic e vediamo. Oh, no, vabbè. Ma quanto sei figo. Allora, ragazzi, discatoliamolo. Giampi che inventa nuovi termini. E voilà. Guardate che bello che è, ragazzi. Cioè, il cinturino è qualcosa di fantastico. Sembra un orologio non digitale. Non sembra uno smartwatch, ma sembra un orologio vero. Cioè, guardate sopra. Fighissimo, sono troppo curioso di accenderlo. Poi, nella confezione, vabbè, troviamo, immagino, istruzioni, caricatore e solite cose. Questo è il cavo e questa è la basetta dove va posato sopra l'orologio per caricarlo. Ok, ragazzi, l'ho acceso, vi faccio vedere che bello che è. Guardate qui. Anche in questo caso, cioè, lo schermo è qualcosa di fighissimo. Abbiamo un sacco di funzioni. Qui dietro c'è il sensore di impronte digitale. Poi questo cinturino mi piace un botto. Cioè, ragazzi, anche su questo dovrei perderci tipo un video completo, perché fa talmente tante cose. Ci sono un sacco di quadranti fighi. No, ma guardate quanto è bello. Cioè, un display fantastico. Ovviamente, ragazzi, possiamo usarlo per allenarci. Abbiamo un sacco di funzioni. Possiamo rispondere alle chiamate, perché ha una cassa esterna. Ha un'ottima batteria e poi fa un sacco di altre cose. Ed inoltre, beh, trovate anche il link di questo orologino nella descrizione. Beh, ragazzi, io non so che altro dire se non ringraziare di nuovo Honor per avermi fatto tutti questi bellissimi regali. Grazie davvero. Spero che questo primo unboxing misterioso vi sia piaciuto. Se ne volete altri, fatemelo sapere, lasciate un botto di pollicioni in su. Arriviamo a 8000 mi piace, vi porto un altro unboxing misterioso. Purtroppo è tutto, direi che è stato anche abbastanza. Abbiamo scartato un sacco di belle cose. Ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video, di seguirmi sul mio profilo Instagram, mi trovate con il nome di Golden Jumpy, e noi ci vediamo alla prossima. Ma che cazzo ho qua? Un salutone e ciao a tutti!